Dove si fa la conoscenza del mostruoso Salvatore e del santo Ubertino da Casale. Terza puntata. Azzo, Azzo, vieni fuori, mi senti? L'abate se n'è andato. Maestro, sono sconvolto. Un monaco che uccide un monaco in questa santa abbazia. Vedo che non ti sei perso una parola. Maestro, ho imparato molto da voi questa volta. E cosa ne hai dedotto? L'ultimo piano, la biblioteca. Se vi conosco bene è là che prima o poi i nostri passi si dirigeranno. La vostra curiosità è sempre stata superiore ai divieti. Chissà, dovrò corazzarmi di molta prudenza. Ricorda che ho una missione. Questo delitto non dovrà distrarmi dal mio vero fine. Molte abbazie abbiamo visitato venendo qui. Ma ancora non ho capito qual è la vostra missione. A suo tempo capirai. Tra qualche istante incontreremo un frate santo. Ubertino. Ubertino? Ma chi è? Almeno questo potete dirmelo. Di modo che io non faccia la figura dell'allocco presentandomi al suo cospetto. Possiedi ottime e funzionali orecchie. Molto già sai. Ma vorrei sapere molto, molto di più. Dunque, il concilio di Lione, salvando l'ordine francescano contro chi lo voleva abolire, gli concesse altresì la proprietà di tutti i beni che aveva in uso. Ma nelle Marche alcuni frati si ribellarono. Perché? E ritenevano che lo spirito della regola fosse stato definitivamente tradito. In che modo? Per loro un francescano non doveva possedere nulla, né personalmente, né come convento, né come ordine. Finì che furono messi in prigione a vita. Non mi pare che predicassero contro il Vangelo. Da loro nacque il movimento degli spirituali e Ubertino ne divenne il testimone più ascoltato, persino dal ricchissimo cardinale Orsini che lo volle come suo cappellano. Ma Papa Giovanni non definì Fraticelli Questuanti la mala pianta dell'eresia e non li fece perseguire dall'Inquisizione e ne mandò tantissimi a rogo? Infatti, predicare che il Cristo e gli Apostoli non avevano avuto alcuna proprietà, né individuale né in comune, minava alla base l'autorità della Chiesa, che si crogiolava nella sua opulenza. E Ubertino? Come si salvò? Orsini lo protesse fino allo stremo. Papa Giovanni non poteva certo dispiacere un cardinale tanto potente. Anche se lui lo aveva mandato proprio nella sua Avignone a difendere la causa dei francescani. Gli ha concesso di abbandonare i francescani per entrare tra i benedettini e continuare così la sua opera. Volete dire che ha abiurato? Giammai! Ha solo cambiato saio. Dentro è rimasto il più francescano dei francescani. E poi? E poi la sua fortuna tramontò e dovette fuggire da Avignone inseguito come eretico. E ora si nasconde qui, non cena con gli altri e se ne sta quasi sempre da solo in chiesa. Ma quando lo conoscete? È per lui che siamo qua. Adesso basta con le domande. Se vorrà, te ne parlerà lui stesso. Ora andiamo. Il presente e il passato ci aspettano. Maestro, la mia mente vacilla di fronte a tanta bellezza e potenza. La chiesa, il portale, la pietra istoriata folgorano il mio sguardo. E guarda l'assiso sul trono, le quattro terribili belve accovacciate intorno a ruggire le sue lodi tra arcobaleni di smeraldo e mari di cristallo. I 24 vegliardi, corpi e membra abitati dallo spirito, rapiti in estasi. Mi piace quest'aquila. Ma sì, mia, mi fa il becco così dilatato. Le ali aperte. Succhiata da serpenti. E poi i demoni. Tutti gli animali del bestiario di Satana. Fauni, esseri dal doppio sesso, sirene, arpie, incubi, minotauri, chimere. Che orrore, mi sento tremare. Come se fossi bagnato dalla pioggia gelida d'inverno. Penitenziagite! Maestro, ma cos'è questa cosa tremenda? Condannarsi, io divento un dannarsi. Ma cos'è quest'essere che abbiamo qui davanti? Non può essere un monaco quello.
È un essere repellente, visitato dal diavolo! Vide quando Draco Venturo Sest a Rudegar. Ma basta così adesso! Basta. Ma chi sei tu? Penitenziagite! La morte è super nos. Prega che bene lo Papa Santo a liberar nos a malo de todas le peccata. Cala il diavolo! Ma che stai dicendo? Salvatore, non est incipiens. Bonum monasterium, et aqui se magna e se priega dominum nostrum, et il resto vale un figo secco et amen, no? Dunque il tuo nome è Salvatore, perché hai detto penitenziagite? Domine frate magnificentissimo, Iesus venturus est, et li homini debent facere penitenzia, no? Sei venuto da un convento di minoriti? Dimmi, Salvatore, sei vissuto tra i frati di Santo Francesco? Non intendo. Hai conosciuto i cosiddetti apostoli? Fate retro! Fate retro! Maestro, perché è fuggito così, per di più segnandosi numerose volte? Cosa gli avete chiesto? Non importa, te lo dirò dopo. E predicheranno con l'esempio e con la parola. Ubertino! Chi mi chiama? Chi sei? Guglielmo, fratello mio carissimo. Quanto tempo! Ma ti riconosco ancora. Sì, quanto tempo. 18 lunghi anni. E quante vicende, quante prove che il Signore ci ha imposto. Sai, Guglielmo, erano sul punto di uccidermi. Ho dovuto fuggire nottetempo. Chi ti voleva morto? Tutti! La curia hanno tentato di assassinarmi due volte. Dissero addirittura che alcune parti della dichiarazione usata da Ludovico Imperatore per accusare d'eresia Papa Giovanni riflettevano le mie idee. Che follia! Mica tanto follia. Le idee gliele avevo date io, traendole dalla tua dichiarazione di Avignone. Tu? Ma allora mi dai ragione. Erano buone idee per l'Imperatore in quel momento. Tu non ci credi veramente, vero? Racconta come ti sei salvato da quei cani. Oh, Guglielmo, non cambiar discorso. Tu sei davvero un grande filosofo. Se solo avessi voluto. Cosa? In Umbria, ricordi? Quando ci vedemmo l'ultima volta. Chiara da Montefalco. Fu un premio del cielo che io, proprio io, dovessi indagare sui suoi miracoli e proclamarne la santità alle folle. E tu eri laggiù. Già. E potevi aiutarmi in quella santa impresa, ma non volesti. La santa impresa a cui mi invitasti era quella di mandare a rogo Bentivenga e Iacomo e Giovannuccio. Stavano offuscando la memoria di lei con le loro perversioni. E tu eri inquisitore. Non mi piacque il modo in cui inducesti Bentivenga a confessare i suoi errori. Hai fatto finta di entrare nella sua setta. Hai carpito i suoi segreti e l'hai fatto arrestare. Per questo chiesi di essere sollevato dall'incarico. Erano eretici, pseudo-apostoli, che puzzavano dello zolfo di Fra Dolcino. Erano amici di Chiara. Non sfiorare la sua memoria, nemmeno con un'ombra. Sei uno spirito troppo ardente. Forse troppo io mi sono abituato a Oxford, dove anche l'esperienza mistica è di tutt'altro genere. La lussuria è sempre lussuria. Anche qui, tra queste mura consacrate alla preghiera. Cosa vuoi dire? Certo, tu sai del macabro rinvenimento. Sì, me ne ha parlato l'abate. E mi ha chiesto di aiutarlo a far luce. Allora, spia. Scava. Guarda con occhio di lince. In due direzioni. La lussuria e la superbia. Se sai qualcosa... No! Ma qualcosa c'era. Di femminile e dunque di diabolico in quel giovane che è morto. Cosa vuoi dire? Egli aveva occhi di fanciulla che cerca commercio. E la superbia, della superbia della mente. È pieno questo monastero, consacrato all'orgoglio della parola, all'illusione della sapienza. Assolvetemi, padre, se potete. Ho commesso gravissima e mostruosa peccato. Ho paura. Ma
maestro. Tremo dalla paura. O meglio, mi sento morire dalla paura. Se sai qualcosa, aiutami. Non so nulla. Non c'è nulla che lo sappia. Lascia parlare il tuo cuore. Interroga i volti. Non ascoltare le lingue. So via perché dobbiamo parlare di queste tristezze e intimorire questo nostro giovane amico. Grazie, padre. Dimmi piuttosto di te. Che cosa hai fatto dopo di allora? Sono passati... 18 anni. Sono tornato nelle mie terre. Ho studiato ancora ad Oxford e ho studiato la natura. La natura è buona perché è figlia di Dio. Dio deve essere molto buono se ha generato la natura. Ho ritrovato amici molto saggi. Poi ho conosciuto Marsilio. E così sono stato conquistato dalle sue idee sull'impero, sul popolo, su una nuova legge per i regni della terra. E venni incluso in quel gruppo di nostri confratelli che stanno consigliando l'imperatore. Sono così felice di ritrovarti, Ubertino. Tra qualche giorno potrei esserci di immenso aiuto, quando arriverà anche Michele da Cesena. Lo sai, sarà uno scontro immane. Credimi, Guglielmo, non avrò molto da dire più di quello che dissi 5 anni fa ad Avignone. Chi verrà con Michele? Alcuni che furono al capitolo di Perugia. Arnaldo d'Aquitania, Ugo da Newcastle. Chi? Scusami, talvolta uso la mia lingua, anche se parlo un buon latino. Volevo dire Ugo da Novocastro, Guglielmo Alwick. E poi, da parte dei francescani avignonesi, potremmo contare su Girolamo, sul vescovo di Capri. Un imbecille, se non proprio un traditore. Forse su Berengario Talloni e Buonagrazia da Bergamo. E chi saranno i duri di cuore che sosterranno le posizioni della curia? Immagino Lorenzo de Coalcone. Un uomo maligno. Jean d'Anneau. Costui è sottile in teologia, guardatene come del diavolo. E infine, Jean d'Abun. Se la vedrà con Berengario Talloni. Sì. Voi di Oxford. Vi detesto quando fate così. Credimi, Guglielmo, non c'è proprio nulla di divertente in una congiura che ha lo scopo di uccidere un ordine che è il tuo e che nel profondo del cuore è ancora il mio. Forse hai ragione. Ah, Signore, in quali mani è caduta la nostra chiesa, trasformata in meretrice, ammollita dal lusso, avvoltolata nella lussuria come una serpe in calore. Sono prossimi i giorni dell'Anticristo. E io ho paura. Il nome della rosa di Umberto Eco. Terza puntata. Adattamento radiofonico di Piero Soria. Con Lino Capolicchio, Max Malatesta, Pier Giorgio Fasolo, Elia Shilton, Emilio Cappuccio, Loris Loddi. Musiche originali di Nicola Campogrande. Realizzazione del suono Alfredo Guerrieri. Consulente musicale Marco Pons de Leon. A cura di Ida Sansone. Regia di Giuseppe Venetucci. Posta elettronica sceneggiato @rai.it.